Domanda che penso tutti quanti in chat stavano aspettando è com'è, cioè da dov'è che inizia la collaborazione col suo social media manager e dov'è che finisce? Perché comunque abbiamo visto, mi hanno mandato un botto di clip, tantissime clip in cui lui usava la tua figura per minacciare e persistere gli altri. Quindi fin dove lo aiuti, fin dove andate, fin dove proseguite, quando finisce, se finisce? Non c'è altra attività cosiddetta di collaborazione o di attività professionale, altro da questo, nel senso che uno non è che può utilizzare ora il cosiddetto legale come se fosse, diciamo, il sacro graal, non so, diciamo, come se fosse il mezzo per il quale tutta la vita, come cosa che hanno fatto tanti in queste giornate, in queste dirette, hanno associato quasi la mia vita parallela alla persona di questo social media manager. Di per sé un Quindi fatto che non esiste né nella persona stessa il social manager, che non deve assolutamente o non dovrebbe assolutamente spendere oltremodo il fatto di pensare che io per tutta la vita ora lo possa mai assistere in tutte le sue attività o cose che ne può parlare nel più, nel meno, nel passato, nel futuro o quello che sarà, né ok. tantomeno io possa avere la garanzia da qui al domani di un mese o 2 mesi, 1 anno, 3 mesi di restare ancora, tra virgolette, un professionista che si occupa di questa vicenda, perché le vicende e le attività nascono e crescono a seconda di quelle che sono le scelte strategiche, difensive, i diktat o le linee difensive che anche un professionista va a dettare a un cliente. Ha chiesto una cosa all'avvocato, ha chiesto esclusivamente per una sola E cosa finisce con quell'attività, al e momento finisce quella con è quell'attività. Non è stato né un suo consulente in passato, e né quindi non può neanche peraltro. utilizzarlo per minacciare e persistere le persone, come nel caso di Conte, perché non si trattava di nulla. Conte, non so se si parla di minacce, se sia chiaro, No, questo che no, sta no, dicendo. non si parlava di nulla. E vi capite, tra voi sono cose vostre, certamente, ripeto, la mia sfera di interesse è nella vicenda che ha descritto, o meglio, che ha descritto stesso lui, che io ho solo ripreso, e che quella è, anzi, inizia proprio quella web dicendo cosa avesse portato, e quello è, appunto, Esatto, quindi l'inizio solo della per quello, vicenda. ragazzi, niente più. Chi ha avuto modo di vedere quella web sa bene che all'inizio di quella vicenda, di quella web, dice chiara espressamente, quella è la faccenda, lo dice stesso lui, quindi altre cose non ci sono. Nulla osta Esatto. che in futuro, magari se succede altro, se io ho interesse a fare altro, può succedere che magari abbia interesse a fare altro. Non posso fare il nome per privacy di chi mi ha scritto oggi una mail, che magari se vado a dire questo si alza un altro polverone mediatico e pensa che qua o me ne vado dall'Italia, perché questo nome pure so che è stato tantissimo chiacchierato e Avvocato, non una glielo posso domanda dire. dalla chat. È chiaro. Ok, come ha conosciuto il cliente? Cioè, quello che ci chiamano tutti quanti. Lei già lo conosceva prima e come appunto No, l'ha affermava. detto stesso lui ed è la verità, nel senso che è una persona che, come tanti, succede da molti anni, insomma, o tramite le recensioni o tramite il passaparola web, mi capita da anni che può succedere che mi chiamano gente, a volte mi stupisco pure io perché io ancora non sono entrato in questo sistema, per quanto sono anni che uso anch'io dei social, come precisava alcuni che mi hanno invitato e che ho precisato con delle mail per Grazie, ulteriori Cesto. repliche chiariste. Dicevo che uso Facebook da tanti anni, non voglio essere, diciamo, la persona che vuole dire che non ha mai usato un social media. Sarei chiamato telefonicamente, ha preferito il numero sul sito di Google, motore di ricerca, dove c'è una specie di paginetta che molto stiminzita sono riuscito negli anni a fare tramite un aiuto di mio figlio piccolo. E praticamente lì c'è il numero di telefono, mi ha chiamato, io gli diedi un appuntamento. Lui mi diceva di essere una persona che si occupa del web o cose insomma che faceva nel web. Io non lo conoscevo, mi diceva più volte il suo nominativo. Io dicevo di non sapere di questa sua figura, cioè, come dire, non è che gli voglio togliere peggio, anche se, però non è che tu mi dici, non lo so, sta venendo Belen, personaggio pubblico, mi dice magari Rodriguez, allora tu dici, ah, è la Belen che abbiamo visto e sappiamo magari tutti, diciamo, non lo conoscevo. Mi viene poi a questo appuntamento che ci eravamo prefissati, lo conosco in persona, ci Ok. confrontiamo alcune cose e da lì è nata questa sorta di cosa. Quando poi un attimino approfondito, un minimo, preliminarmente un po' la vicenda, ho cominciato a vedere delle web, delle cose che lui aveva o meno come materiale, ho cominciato poi.
problematiche, okay, che giustamente mi rendo conto che avevate poi lì da fare tante domande, le perplessità sulla mia difesa, anche questo io lo vorrei chiarire, perché non è che voglio fare ora, voglio puntare il dito con nessuno, non faccio neanche il nome, però fondamentalmente diciamo che l'articolo 24 legittima chiunque al diritto di difesa, quindi questo non è dell'immagine di nessun professionista, se difende chiunque. Mi sembra giusto. La cosa che mi chiedo è come mai si è avvicinato al mondo di Twitch? Allora, il mondo di Twitch, anche questo un piccolo equivoco che si è creato, ma credo che a breve questo streamer, si può dire streamer, come vi chiamate? Sì, streamer, così. Va bene. Diciamo uno streamer molto noto nei nostri ambienti, che non, per correttezza non voglio fare il nome, semplicemente mi ha invitato, forse è stato il primo a invitarmi in un suo canale molto sentito. Subito ha avuto l'accortezza e l'educazione a mia replica l'altra sera, girandogli un'email, replicando che si è detto che questo social media manager avesse introdotto il sottoscritto perché per forza si vuole associare la vita del professionista alla vita di un'altra persona, cosa che non è data assolutamente in questi termini. Il canale Twitch l'ho aperto perché sostanzialmente la curiosità di questi giorni che mi è nata su tutto questo movimentarsi, su tutto questo indirizzare delle opinioni, canalizzare delle informazioni, deviare, tagliare, copiare, incollare, in alcuni casi anche in modo goliardico, sostituendo la voce di un noto note serie streaming molto divertente che a me. Grazie Anonimo per i 5 abbonamenti. Neanche nella licenza. A proposito, scusi un attimo avvocato, volevo ricordare al social media manager migliore in Italia che siccome sono stato quasi a rischio di shadow ban grazie ai suoi consigli, shadow ban è quando, seguendo consigli sbagliati, attuando delle pratiche sbagliate, il tuo canale, cioè il tuo profilo Instagram non viene più visualizzato alle persone, un danno a chiunque lavora con i social. Quindi siccome ho avuto 2 settimane scarse di supporto che alla fine si sono ridotti in 2 raid e basta, no lo sto dicendo alla chat, è una, poi ne parliamo meglio ragazzi, però aspetto quindi questo famoso rimborso del 100%, quindi un bonifico da 400, il mio IBAN ce l'hai, grazie mille.